Ciao a tutti e bentornati qui sull'Island Live. Allora, andiamo a scaricare le mie T3B che il primo giro l'hanno fatto, sono già al secondo. Vediamo un po' come si è messe, proprio al, non sono proprio piene piene, però scarichiamoli così almeno per un po' siamo tranquilli. Beh, questa quasi quasi è piena. Ok, fermati. Allora, quant'è? Sì, circa 17 questo e 17 quella, sono 36. Andiamo a scaricare, facciamo il primo viaggio. Così loro lavorano e nel frattempo lavoriamo anche noi. Allora, l'altro dove essere in arrivo, prova dov'è. Ok, beccata. Allora, fammi un po' vedere dove era il coso, la fish farm. Qua. Allora, fattoria, tutto dritto. Ok. Boh, facciamo il nostro primo viaggetto. Anche se, scusami, se io, visto che sono qua sotto, posso prendere anche sta strada qua e poi... O anche quella, fammi vedere. No, questa no, non ci arrivo. Comunque, primo incrocio, giro a destra e poi un paio di croci, giro a sinistra. Allora, dovrei essere giusto, sì, penso di sì. Vediamo. Prima di... Yes. No, perché qua se sbagli strada vai a finire in culo al mondo, allora meglio evitare. Che è meglio evitare... Allora, io sarei curioso per vedere se funziona. Facciamo una prova? Allora, vediamo un po'. No, che cacchio faccio pure io? Allora, è una produzione. Produzione. Non l'ho messa come produzione? Ah, produzione pesce, eccolo qua. Vabbè, qua, idiota. Nine, indietro, questo. Allora, produzione pesce, scarica. E qui, campo 14, tanto per... Vediamo cosa succede, vediamo se riesce a scaricare, così almeno mi faccio un'idea anch'io se con questo rimorchio scarichiamo, perché quando ho registrato i percorsi, a proposito, se siete interessati ai percorsi di questa mappa, sotto in descrizione trovate il link che vi porta sul mio Discord e, ups,
e dopo trovate, e lì trovate poi i percorsi di questa mappa qua e anche delle altre. Vai prima a scaricare, non a caricare un'altra volta. Vabbè, allora possiamo mettere in funzione questo. Ok, e io do un'occhiata alla ratura fatta. Qua già c'è un pezzo che non va bene. Ok, guardiamo anche qua. Guardiamo anche qui, visto che abbiamo unito i campi, qua c'è un pezzo che pezzetto piccolino che non Courseplay non l'ha riconosciuto male. Cioè, l'ho aggiustato un po', ma sai che ancora non mi piace com'è, che è proprio dritto per dritto sto coso e non mi piace. C'è una curva, fare una curva un po' più pulita. Vediamo se ci riusciamo, senza fare dei grandi danni. Allora, era questo il pulsante? Era questo. Dovrei anche abbassarlo, però, eh. Forse un po' meglio, vediamo. Boh, e da qui non lo tocco più. Vediamo com'è. No, sembra buono, dai. Va bene. Aspetta che tiro via quel... No. Questo, perché altrimenti il prossimo giro facciamo dei danni da qualche parte. E ora dobbiamo trovare un gran bel parcheggio per sto rimorchio, questo coso qua che è enorme. Guarda un po' che bello sto posto qui. Zac. Vabbè, magari farò un po' di spazio sotto al capannone. Ok. Buona. Questi stanno lavorando. Allora, vediamo un po', perché non ricordo, dovrebbe scaricare qui.
Allora, aspetta, facciamo una. Ok. Allora, perché non ha funzionato? Fammi capire. Adesso voglio vedere perché. Aggiustiamo sto giro. Il prossimo giro non abbiamo più bisogno di metterci le mani. Perché sono un idiota io, ragazzi. Non c'è niente da fare. Allora, carica qua un po' 14, carica qua. No, è un 3R. E qua ci mettiamo il coso del pesce. Infatti mi sembrava strano, dico, perché non scarica? Pesce scarica. Ok. Beh, lì forse percorso indietro potevo farlo anche un pelo più corto. Però. Lo prende. Lo prende. Benissimo. Allora sappiamo che questo funziona. Ora. Questo già è iniziato. Benissimo. Poi ragazzi, io direi che siamo a buon punto questo coso qua. Non saprei cosa fare altro che. Cosa facciamo? Andiamo a piazzare il coso dei semi. Così. Me lo trovo già bello pronto. Così ce li ho tutti e due e do anche una mezza aggiustata ai percorsi, cioè metto anche meglio i percorsi. Allora, seed. Così ce li ho tutti e tre. Spero che sono in linea con. Che è andata bene. Così ho fertilizzante, calce e semi. E lì ho anche l'erbicida. Così ce li ho tutti e siamo a posto. Allora. No, 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 no. Chiudi, 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 chiuditi, chiuditi. No, non andare a agitare subito. Che subito si agita sto tipo qua. Allora, sì, potrei utilizzare anche quello, dai. Tiriamo via questi. Vado a selezionare già la mia. Ah, devo andare a fare pieno questo coso qua io. Allora, per giusta regola, questa piccolina qua che è da 6 metri dovrebbe avere anche la. No, questa non ce l'ha. Aspetta, andiamo a vedere. Seminatrice. Ok, questa ce l'ha, è già una cosa buona. Vediamo se ce l'ha anche questa. Ah, questa dobbiamo prima. Vabbè, mi sembrava strano. Una delle due. Vabbè, ma tanto io ho bisogno di questa per l'erba.
Yes. Anzi, aspetta, facciamo una coscia. Che coscia? Mettiamo qua i punti giusti, perché altrimenti... coscia, che coscia? Quello carga erbicida. Erbicida lì. Allora facciamo, mettiamo un altro punto qua. Ok, qua carica fertilizzante. Questo mettiamo un pelo più avanti per la calce. Ok, e poi ne mettiamo un altro più avanti per il coso. Qua fertilizzante ce l'avevo già. Posso fare anche una di questi. E questo qua. E questo qua. Che cacchio ho fatto? Ok. Ah, quello va bene. Allora, questo qua, questo qua, questo e questo qua. Ok. Allora, è troppo avanti? Sì, no, dobbiamo, cioè troppo indietro, dobbiamo mettere un pelo più avanti. Perché è ancora. Adesso sì. Allora, la seconda è calce. Carica calce. E il terzo, vediamo un po', prendiamo le misure. Sì, ce la facciamo. Carica semi. Perfetto. Così abbiamo questo. Chi è che volesse scaricatola? C'ha ragione. Ha ragione in prigione. Perché questo io l'avevo messo così e non per scaricare, ma per fare quella provola. Quale delle due? Quella. La cosa buona dei JCB, anche se non hanno tantissimi cavalli, per scaricare le mietitrebbie e portarle in fattoria o quello che è, sono perfette perché hanno una gran bella velocità. Questi qua sono utilissimi per fare cosa? Per fare il no, come si chiama? Per fare l'insilato, sono perfetti questi. Io direi che finiamo questa missione qua e poi saltiamo la notte e andiamo a novembre. Vediamo se possiamo fare quella famosa missione che dicevo io con le barbabietole. Così se me ne rimane qualcosa me lo conservo per i miei maialotti. Più avanti poi andremo per i maialotti. Io vorrei fare, per iniziare, un po' solo di conto terzi e animali. Il problema è che gli animali dargli da mangiare. Alle mucche ce la facciamo, tanto abbiamo l'erba nostra, facciamo il fieno, quella roba lì non è un problema. Facciamo una volta fieno, una volta insilato. Abbiamo bisogno della paglia. Anche quello è vero. Beh, te aspetto che mi chiami. Ti aspetto che mi chiami. Vediamo il sassoide. Non ci sono tantissimi sassi però.
E questo va anche piano perché fa. Allora c'è il discorso che intanto è solo 6 metri, invece l'altro è 9, poi l'altro se non sbaglio fa i 12 o i 13 e questo fa 8, cioè lento, ma lento, 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 però non è su problema. Aggiustiamo qua. Devo ancora decidermi come fare i percorsi all'interno della mia fattoria, o per meglio dire i parcheggi all'interno della mia fattoria, ma questo magari ci studio offline e vediamo un po' come la so, come. Oh, è arrivato il materiale per il mio aggiornamento del PC. E vediamo se in questo fine settimana, nei primi giorni, posso finalmente mettere mani al mio computer, così che almeno riesco ad andare in live anche con la Nordfriesische Marsch. Perché con quella, ragazzi, faccio fatica perché è molto più pesante e arrivo al limite delle mie capacità hardware. Hardware. Allora, potrei iniziare anche a registrare il percorso tutto intorno qui, eh? Allora, sai che ti dico? Intanto tu vai a scaricare. E poi dopo magari possiamo registrare il percorso intorno qua al campo, perché anche quelli serviranno. Adesso magari no, ma più avanti servirà di sicuro. Poteva servire già adesso, però ce la facciamo anche così. Allora, vediamo un po'. Perché qual era la mod che mi dava lo sconto sui campi? Strano, perché ce l'avevo. Il 2 va e 2 e 5 vanno raccolti. Ok, altre missioni qua davanti. La macchina del cotone non sarebbe male da fare. Questo cosa vuole? 72. 72 non sarebbe male, visto che è qua vicino. Liming, no, liming no. Mi costa troppo e ci guadagno poco. Fertilizzare il campo 100. Allora, il liming è uguale a. Allora, il 72 mi costerebbe. Prendo 53. E alla fine effettivamente ne prenderò 40. Però. Allora, ho tanto fertilizzante messo fermo lì che non lo utilizzo. Adesso accettiamo queste tre missioni. Tanto sono piccoline. E col nostro trattore gigante ce la facciamo in poco tempo. Va. Totes 3. Allora, cominciamo con il 23 che dovrebbe essere. Oh, mi sono sbagliato. Ah, qua 32. Dove sei 23? 23, 23 qua sotto. 23. Oh, guardate, questo l'avevo già fatto il 23. Allora, io avrei un trattore. Avrei un trattore libero. Lo tengo un trattore libero che mi fa sto lavoretto. Beh, avrei anche bagaglio lì.
Però voglio svuotare qualcosa che ho pieno di cose perché, cioè, allora ragazzi, una spiegazione, vorrei svuotare qualcosa perché ho bisogno di qualcosa. Ragazzi, mi spiego come un libro aperto. No, voglio svuotare il coso del fertilizzante perché così ci metto la calce e faccio una cosa diversa. Dove cazzo tocca qua? Andrei a prendermi anche, vediamo se c'è in offerta uno dei trattori piccoli, no? Quelli elettrici piccoli. Così che nel frattempo io potrei collegarmi, iniziare a collegarmi gli altri campi mentre loro lavorano, invece di sfruttare loro. Allora. Facciamo due giri, inizi dal centro. Facciamo un giro. Meglio. Ok, allora tu vai sul 23. Perfetto. Ok. Allora, dicevo, vediamo se c'è qualcosa in offerta di piccolo. Beh, vabbè, piccolo. Oddio, 75.000 euro. Non è neanche male. Questo. Non mi serve niente di tutto ciò. Cosa me ne faccio di questo? Io volevo qualcosa di mini. Cioè questo. Anche se per registrare percorsi non sarebbe male neanche un old timer di questi qua, solo che per arrivare poi vicino ai campi ai 20 all'ora ci metterò una vita, ragazzi. E 50.000 mi costa questo, tanto vale che per 50.000 questo. Vediamo qualche mod, vediamo qualche cosa che. Questo è il classico, quello che mi piace sempre più di tutti. Beh, 300 vari, o 107, no. Vediamo qualche mod di epic. No, questi sono tutta roba grossa. Guardate i JCB, questi sono belli. Sì, ma io voglio qualcosa di piccolo. Niente. Ma non avevo caricato io qualche. Ah, mi sono dimenticato di attivare gli old timer. No, tutta roba grossa questa qua. Ho trovato una mod anche dell'elettrico che possiamo variare i colori, però non l'ho caricato. Stuzzator 42. Ah, sono indeciso. Questo mi potrebbe servire anche per l'acqua, per le serre, no? Oh, aspetta, aspetta, che ho trovato una cosa per le serre utilissimo. Aspetta, aspetta. Dov'era? Oh, questo è una figata. Questo va comprato. Per le serre questo è perfetto, ragazzi. Per raccogliere i pallet, questo sarebbe perfetto. È a metà prezzo. Solo che lo compro adesso. Cosa me ne faccio dopo? Ah, lasciamo perdere, dai, tanto questo è europeo, noi siamo. No, europeo non va bene. Per la nostra mappa questo non va bene. Ah, vabbè. Allora, questo è arrivato? Sì, dai, è arrivato. Inizia a farsi il suo lavoretto. Boh, direi che non va affatto male.
Vabbè. Allora, facciamo una cosa, che chiudiamo questa puntatina qua, perché siamo arrivati alla fine anche di questa, prima che la facciamo diventare lunga 1,5 km. E ci vediamo al prossimo video, vediamo un po', forse salto la notte, vediamo un po' come cosa succede. Allora, salutone, alla prossima, sempre qui sulla Island Live.